Salve a tutti, buonasera, ben arrivati. Eccoci, adesso un segnale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non ricordo l'ultima volta dove eravamo arrivati, stavamo facendo qualcosa. Però non ricordo cosa. Wena Wizard, buonasera, ben arrivato. Come la va, Wizard? Tutto bene? Ah, giusto, adesso ricordo. Guardate che questi li devo sistemare. Stavamo cercando Serrazik, che qua al punto di osservazione non c'è. Ah! Bel problema. Cioè, sta a post. E niente, allora facciamo una cosa, portiamo il testamento al parroco di Sasao e ci togliamo il testamento. E che ce lo teniamo a fare? Ok, Sasao. Poi ritorneremo a quell'accampamento, ragazzi. Cioè, a parte che è sera. Sa che avrei fatto meglio a dormire la notte e ripartire il giorno dopo. Oramai ci siamo. Vediamo se troviamo una taverna qua vicino. E la dormiamo in taverna. Ah, sì, so dov'è una taverna. So qui dov'è una taverna. Là. E mi sa che ho sbagliato. Sì. Dietro. Gira, gira. Ok. Permesso. Mi sa che non devo leggere nessun libro questa sera. Perché avevamo finito di leggere tutti i libri. Ok, ci siamo. Taverniere, taverniere. Facciamo una partita con Vitus. E vai, dai. Dai che mi sento fortunato questa sera. Ma no, dai. Puntiamo. No, vabbè, dai. Facciamo uno. Terzo e ultimo dei dadi del. Facciamo il dado di ferro? Dado. Ah, li posso selezionare. Oh! Ah ah! Welcome, Henry. Interessante, cavolo, non si vede quasi nulla, ragazzi. No, ci teniamo solo l'uno. Good day, Henry. E 6, 5. Ah, cavolo. Riproviamo. God save you, Henry. Dannazione, ragazzi, questi dadi no, non sono tanto Henry, good to fortunati. see us. Good day, Henry. Beh, neanche i suoi. Thanks. Now for the chop.
5 5 5 5, e direi che ci siamo. Ok, speriamo in un altro suo tiro sfortunato. That'll do me. Dai, dai. Facciamo un 1000 e ci portiamo. Dobbiamo provare? Ma sì, dai, proviamoci. Cavolo, cioè, ci manca così poco. No point in pushing it. Due. E ne tiriamo tre? No, teniamoceli. Mancano solo 100 punti. Guarda adesso se recupera. No, abbiamo vinto. Hey, where's my ale? Jesus, what do I have to do to get a drink here? Dov'è il taverniere? Qui c'è Zack. Cittadino. Ma manca il taverniere. Ah, eccolo. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. E fai molto bene. Have you got a bed for the night? Aye, there's room here. For how long? Una notte. Just the one night? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. That's quite a lot. Can we discuss the price? Vabbè, è tanto. What about this? It'll take more than that to persuade me. Sì, tipo? 1.6? 1.7. You like it here. Like sleeping on a cloud it is. Sì, lo dite sempre, ma... I'm here looking for a fellow called Elijah from Merhoyed. I know him. But you're most likely to find him in some tap room on the square. He only comes here now and then. Thanks. Are there any problems around here I might be able to help with? Sì, Wizard. Nothing I've heard about. Thank the good Lord. It's quiet here. Come mai? Raccontami. Allora, andiamocene a dormire. E... ok. Facciamo fino alle... ah no, tanto prima non lo troviamo. Fino alle 9. Guarda Wizard, questo gioco di notte è incredibile. È veramente veramente buio. Il che ci sta. Però forse è un pochino esagerato. Il discorso è che le giornate sono molto molto luminose. E alzare la gamma significa che praticamente di giorno viene accecato. Però a saperlo avrei tirato prima fuori una torcia.
Ok. Andiamo a consegnare il testamento. Testamento. Buona Dante, buonasera, ben arrivato. Come va Dante? Tutto ok? Vediamo un po'. Testamento. Sta dentro, ok. Forse... Si va avanti. Vabbè, dai. Father, Vincent of Merhoyed sent me to you. What's the matter, my son? I'm looking for his son, Elijah. They say he's living here in Sassau. Ah, yes. Elijah. He's holed up here somewhere. Most likely you'll find him in the tavern on the green. He spends his days sitting there. Thanks for the advice. I'm bringing Vincent's last will and testament. Almighty Father, be merciful. What happened? Master Vincent has been taken seriously ill. A disease has È spread in vero. Merhoyed. Yes, I did hear that people are sick in some village hereabouts. God in heaven, but Vincent is still alive? Yes, for now. Let us hope the good Lord will leave him here with us a while longer. Thank you for bringing it to me. If Vincent passes on, I'll see to his wishes. Here, take a few coins for your trouble. Thank you, Father. Grazie. Stasera riusciamo. Ah, finito così. Wow. Questa non la possiamo fare. Possiamo andare a picchiare qualcuno. Andiamo a picchiare qualcuno. Dov'è il mio cavallo? Ah, eccolo. Andiamo a picchiare qualcuno. Tanto dobbiamo aspettare l'evolversi degli eventi. Dove... qua su in cima? Cavolo. Arriveremo a sera inoltrata, mi sa. Carcassa in strada. Soldi gratis. Dov'è la carcassa in strada? Ancora no, Dante. Abbiamo iniziato da pochissimo. Ah, eccola. What are you up to, poacher? What on earth are you talking about? I saw you butchering the carcass. I was looking for signs of life to see if I could help. E intanto prendermi la did you? carne. Unfortunately not anymore. All right. I suppose you're not the guilty one after all. I'm glad you saw Ma tu lo sense. sei. And what exactly were you doing here anyway? What are you getting at? It'll be easier for you if you confess. I know what happened. I won't leave criminals to roam the roads. Oh, really? I tell you, if you try and pin something on Forse me, no, non è stato the lui. whole fucking province will get to hear of it. Ok. I'm sorry. It seems you really didn't do it. No, non è stato lui. Però no, non possiamo esserne certi.
Xabaras, buonasera, ben arrivato. Non ne possiamo essere certi. Ciao Alexius, buonasera ragazzi, come state? Oh, stivali in pelle. Allora, dobbiamo posare questa. Ok. Questa. Wow, il cibo che avevo. Come mai sto portando così tanto cibo con me? Veramente tanto. Vali. Ok. Devo farmare, aveva qualche maiuscola, Alexius. Che cosa devi farmare di bello? Attacco lungo la strada. Eccomi. Don't move. Give me all you have. Sì, ti piacerebbe. Ok. Ma non ci riusciamo a... Cavolo. Ah. Oh, bandito. Ah no, è morto. Tutto? Kushala, Kirin, il gigante Teostra, Valazak e Xeno. Wow. È proprio quasi tutto. Roshan, ci prendiamo questi. Lo scudo com'è? Scudo nero. Poi aveva un... Ah, un Pernak. Vediamo un po'. Armi. Scudo nero. Difesa 98. Direi proprio di no. Anzi, lo scartiamo proprio perché vale anche pochissimo. Corazza 15, direi proprio di no. Ok. Vabbè. Con i cacciaprede ti risolvi un po' di lavoro, Alexius. Tipo il viandante. Il Kirin lo trovi spesso con i cacciaprede. Dov'è il viandante? Eccolo. I'm poor, not... Vediamo un po' che cosa Please, vuole. sir, help me. What's happened to you? I've walked all the way from Kuttenberg, and as you can see, I'm barefoot. My feet have frayed to the bone. Don't you have a strip of clean cloth for me, good sir, so I can swathe my feet at least? Va Right, bene. I'll see what I've got. Tieni. Thank you, sir. Thank you. I seldom meet such a good Samaritan. God shall repay you. Anytime. Take care now. Ok. Povero cane, lo mandiamo sempre a lavorare.
No, com'è? Ok. Tanti incontri casuali. Beh, sono ancora le 3 del pomeriggio, quindi io direi di provare ad andare all'accampamento. No, forse è troppo tardi. No, no, ce la facciamo. Secondo me ce la facciamo. Dov'è? Però c'è anche una quest da prendere qua davanti. Non ne ho la più pallida idea di quanto sta adesso. Che perché calcola che me l'hanno regalato, me l'ha regalato Viven. Is there anything suspicious going on in these parts? Indeed there is. Oh. I heard there's been quite a ruckus in Tomburg. It seems some gang of poachers has settled in the woods there. I couldn't tell you anything about it though. Best talk to Nicholas, the Tomburg master hunter. Mm. Is there anything suspicious going on in these parts? Solo questo? Ordinary, praise God. È un pochino più complesso a livello di gioco e di storia, però il mondo è un po' più piccolo. Quella Cesare! Quella Souls Gamer! Buonasera ragazzi, ben arrivati! Come vanno le cose? Sai che mi sono incastrato un po' da qualche parte con il cavallo. Andiamo di qua. Passiamo? No. Di qua. No. Ok. Andiamo a uccidere un po' di kumani. Per adesso niente. C'era il mio gatto dentro al fiume delle guglie? Ma dai, davvero? Ma che cosa strana. Per adesso niente, Cesare. Abbiamo consegnato il testamento a una città e basta. E adesso stiamo cercando di provare questo accampamento di kumani per ucciderli. Anche perché dobbiamo apparentemente aspettare sia che arrivi Serrazik all'accampamento, sia l'evolversi dell'avvelenamento del villaggio. Ho sentito qualcuno. Oh. Eccoli. Bessoras, spuntami corchetvem le nevolo chi bel chi verni o leoche. Otti, lanciato! Otto so che è il lato! Ma cavolo, sono... Sono un po' tanti e mi hanno praticamente circondato. Ah!
No, non penso di farcela, ragazzi. Fermi. Oh! Quello l'abbiamo buttato giù. Ok. Oh, forse ce la facciamo. Adesso che hanno... Cioè, sono ancora... Uff. Buona carta. Buonasera, ben arrivato. No, dai, è andata bene, è andata bene. Cioè, ce la siamo rischiata. Però non mi fa... Perché è ancora vivo. Era vivo. Allora, l'orecchio, Groschen, 2,70, 2,70, vabbè, prendiamoceli. Orecchio, 339, 353, Groschen. Ma il cibo, ragazzi, ne abbiamo talmente tanto. Dove li ho uccisi gli altri due? Qua ce n'è uno. Orecchio. Dovrebbe essercene un altro. Eccolo. Ok. Ma mi sa che non vi era successo neanche a me, Alexius. Allora, vediamo un attimo. Se io... No, è molto meglio la nostra. Niente. C'è niente da fare, ragazzi. Andiamo a vedere se hanno una cesta. Quanto mangiamo a sbafo? Ok. Nella cesta ovviamente non c'è nulla. Ma perché? Figuriamoci. Eh? Ah sì? Cosa strana. Qua? Sì, ok. C'è anche un'altra quest là vicino. Certo, mi sa che ci dobbiamo... Dobbiamo aspettare il giorno dopo. Attacco lungo la strada! Ci sono! Dove sono? Eccoli. Ok. È durato molto, ragazzi. Liquore, pozione del bardo. Ok, via. Durato veramente veramente tanto. Sono diventati un pochino semplici questi combattimenti adesso che abbiamo guadagnato un bel po' di livelli. Aspettiamo il giorno dopo? No, vogliamo provare a consegnargliela subito? Magari sta ancora qua? Sì, eccolo.
I hope I can be of help to you, Knight. I've taken care of that camp. Have you brought me proof? Here it is. I'm delighted to hear it. Some charcoal burners came here from the camp to the south. It seems there are Cumans camped there by the... Ah, ce n'è un'altra. They've been attacking folk in the area. Best go and check it out. All right, I'll take a look around. I have some trophies. Consegniamo i trofei. Show me. They deserved it, the bastards. Beh, sì, però, certo, gli abbiamo staccato le orecchie ai cadaveri. Poi lui come fa a riconoscere che sono orecchie da cumano, scusate? Ma abbiamo giocato questa mattina, Alexius. Abbiamo fatto... Ah no, cavolo, ho sbagliato strada. Abbiamo fatto, mi sa, 3-4 ore. Ok. No, poverino. Cavolo, è ancora notte. Qual è questa? No. No, era solo buio all'interno. Andiamo a mangiare a sbaffo dalle cucine. Ok. Comunque, apparentemente ancora non è successo nulla. Strano. Allora, qua vicino dovrebbe esserci una quest qua sotto. Buona Venom, buonasera, ben arrivato. Come la va Venom, tutto bene? Ok. Andiamo a vedere. Abbiamo investito qualcuno. E dovrebbe stare... a sinistra oltre il ponte. E poi... bene, sono contento. Qua sopra. Eccolo qua. Tutto bene, tutto bene. Volevo un po' proseguire con la storia principale questa sera, ma apparentemente mi tocca aspettare. Mi sa che mi tocca aspettare qualche giorno per l'evolversi degli eventi. No, no, è Harry che fa in real life. È in real life medievale questo Venom. Ma... io i rascassino la porta. Dov'è? Dov'è finito? Ma... dove... cosa... what the hell was that? Ehi, Nicholas. What was that?
C'era anche la moglie dietro. What do you need? Master Huntsman, is there any work for me here? There's always something that needs doing. You're that Scullet's lad, aren't you? Sir Radzig's lackey. Vabbè. That'll be me. Lacchè. Right. Adesso non esageriamo. I saw you here shortly after the attack. My word, to get away from Talmberg like that, quite remarkable. It's clear you're not easily scared. So I do have a job for you. I'm listening. Vai, spara. We've been having terrible problems with poachers lately in Sir Divish's forests. We've been finding gutted entrails of deer and rabbit nooses all over the place, but no sign of the bastards who put them there. And you want me to track down the poachers? Indeed. Whatever you learn will be useful to me. Do you suspect anyone? Secondo me non ci riusciremo mai. Well, it's hard to say. But seeing how much harm they're causing, I'd say they're no crofters looking for a Sunday roast. Shouldn't you be dealing with the poachers yourself? I should, you're quite right. But when I ask the local folk anything, their mouths close up like clams. They're more scared of me than the devil. Do you think the locals are in on it? Well, I don't know, maybe. But even if not, they'll never talk to me. They're scared I'll dig some skeleton out of their cupboard. You know, the smaller the village, the bigger the secrets. That's why I need an outsider to ask for me. I understand. E no, beh, non ho mai giocato. Lo conosco, ma non ci ho mai giocato. I'll try to find out something about them. Any advice about where to start? Certainly. Ask around the village. Somebody must have seen or heard something. And it wouldn't hurt to ask in the inn in the glade, the one on the road towards Neuhof. I've heard they serve good venison, and no shortage of... Oh, è vero, ce l'aveva chiesto anche a noi. As soon as I hear anything, I'll let you know. Thanks for your help, lad. È vero, ce l'aveva chiesto anche a noi di dargli e di recuperargli della carne, quel taverniere. E infatti abbiamo la quest per portargli la carne. Cavolo. Forse carne di cervo rosso ad Alex, questa la possiamo fare. Saccheggiatori. Allora, aspettate. Facciamo così. Togliamo questa. Mettiamo il banchetto dei mendicanti. E andiamo qua verso sud. Un motivo in più per farlo tacere. Sì, se seguiamo la strada verso sud, arriviamo all'altro accampamento. Anche se non so se il nostro cavallo riuscirà a portare tutto quel peso. Ne dubito. Proviamoci, ma secondo me già stiamo un bel po' carichi. Oh cavolo. Oh no 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 no. Qua ci schiantiamo. Oh oh no 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 no. Non cadere. Non cadere. Ok. Bravo cavallo. Allora, qua intorno dovrebbe esserci un accampamento cumano. Eccolo. Sì. Stanno ancora dormendo? Non tutti però. Oh, quanti siete? Ok,
Ok. E... ma... mi hanno sparato una freccia. Ma che... dannazione con queste frecce. Ok. Sei rimasto te. Perfetto. Orecchio 413. Wow. Rusher. Aldello. Beh, dai, non ci abbiamo messo tanto. Orecchio 883. Peroni 554. Orecchio calice, meh. Ce lo portiamo a fare il calice. 386, 378, vediamo se riusciamo a portarceli. E basta? Ah, ce n'è un altro? In effetti Cesare, lo stavo dicendo prima, è diventato un pochino troppo semplice il combattimento. Quella Luca, buonasera, ben arrivato. Quella Seba, hai fatto 12 ore di Fishing Planet. Ma dai. Vediamo un po' se arriviamo di giorno o di notte. Ben arrivati ragazzi, come state? Viandante. Avo vuole combattere? Combattiamo. What's the matter? I have a proposal for you. A wager. I'm listening. A little friendly combat. Just the two of us. All right, why not? Finally. Ah, stai giocando a Bloodborne. You have coin, though. Molto bello quel gioco. I have. I'm glad to hear it. Let's get to it then. Io ti aspetto. E è finito. Sakura. This is not my day. Here, take your coin and run along. Ok. È tutto qua. Oh well. Here you are. Buona Luca, buonasera, ben arrivato. Come la va Luca? Tutto bene? Dove sei arrivato Luca 21 a Bloodborne? Abbiamo qualche oggetto rubato, mi sa, da vendere. Vediamo un po'.
Mi sa che avevamo tipo dei... cioè poca roba comunque. Abbiamo... sì, solo degli stivali di pelle. La tizia con la mano gigante? Amelia? Tizia con la mano gigante. Perché tizia femminile mi viene solo in mente Amelia. A meno che non intenti il chierico bestia. God save you, good night. What can I do for you? I've got some goods. Vendiamo la merce rubata. All right. Let's see what we can do about that. Allora, ti vendo stivali. Can we do something al tizio? Well, we can try it. What about this? You're a right pinch purse. Quanto ci dà? 155. Ok. Ah, ok, Luca. Quindi praticamente diciamo che sei proprio all'inizio. Da veri duri, Cesare. Ma l'ho giocato un po' di volte quel gioco, Luca. L'avrò finito, forse quasi una decina di volte. Quella Paroz, buonasera, ben arrivato. And what is it you'd like? I've heard you have nice girls here. That can be arranged, but you'll pay in advance. I'm not giving you contrattiamo. And how much are you willing to pay? 26. We agreed. That's not enough. Ok, diciamo 32,50. Cavolo, quasi. You won't regret spending the money, I guarantee it. Ci abbiamo anche fatto una live l'anno scorso qua su Twitch, Luca. Ah, lo conosco, Paroz. Lo conosco. È diventato molto famoso in poco tempo. No, non dovevo conoscerlo? Non avrei dovuto? No, proponi Paroz. Ma no, ma figuriamoci. Siete una grandissima fonte di ispirazioni, ragazzi. Suggerimenti, ispirazioni, ma che... Vediamo un po'. E armi? Che devo vendere? Solo un pernac? Ho fatto la battuta. Ok. Jesus Christ be praised. E parliamo di affari. Vendiamo. No, vendiamo. Contrattiamo. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Satisfied?
It'll take more than that to persuade me. Tipo. Ok. I knew we'd come to an arrangement. Ora riparami tutto. Quasi tutto, perché questi no, non mi interessano, non sono neanche miei. Let's have a word about the. L'unica discorso è che questo dialogo. All right, so. Non lo alza per nulla. Agree? That's a poor offer. Ho capito, cioè non è che ti posso dar mille mila groschen. Sì, riparami tutto. Ah. Come up close and have a smell. Ciao Luca, buonanotte, grazie di essere passato. God be with you, Henry. I hope I can be of some humble service to you. E parliamo di affari. Però prima devo prendere le cose dal cavallo. Secondo me facciamo un bel po' di soldi. Vediamo un po'. Vediamo quanti soldi facciamo. Lui quanti soldi ha? 17.000, capirai. Possiamo vendere praticamente tutto. Facciamo 3.500. Can we do something about price? All right, so. E mi dai tutti i soldi che hai? Dai 4.860. Henry, I'm glad you came. Since it's you. You're a right pinch purse. Vabbè, ho capito, stiamo contrattando. Ok. I'll go for that. E dobbiamo riparare, no? Abbiamo riparato prima dall'altro negoziante, vero? Sì. Perfetto. Qua abbiamo finito. Allora, dovremmo avere qua la quest del banchetto dei poveri, giusto? Che cos'è, B? Banchetto dei mendicanti. Ok. Ah già, corriamo e saltiamo che ci aumenta vitalità. Corri, salta, corri, salta, corri, salta. Questa cosa mi ricorda troppo Morrowind. Il correre e saltare in giro. Ok. Dove sta la tipa? Ma sei tu? Oh, dai. Tipo, no la tipa. Ci serviva la... Ah no, ci serviva la carne di cervo rosso, non la carne di capriolo. Mamma mia, cioè sono anche... Cioè si scelgono anche cosa mangiare e cosa non mangiare. Cioè non... Sono mendicanti però... La carne di capriolo no, ma la carne di cervo rosso sì. Bah. Io non ho parole. Veramente. È che alla fine...
Non so neanche quando esce l'aggiornamento, Paroz. Cioè, io penso che uscirà domani verso l'ora di pranzo, come al solito. Quella patriota! Buonasera, ben arrivato! Ok. Mi serviva la carne di cervo rosso, è vero, però non... Cioè, ho... Ho il capriolo. Ma il capriolo non gli va bene. I hope I can be of some humble service to you. Ho ucciso tutti. Have you brought me proof? Here it is. I'm delighted to hear it. Now it seems we can take a bit of a breather. There's no sign of any humans around here. I must say, I'm impressed. Li abbiamo ripuliti tutti, ragazzi. But it would be a pity to waste your talents. They say the roads aren't safe even by Sazar, or around Scalars. God preserve us. Over there, the brigands are on the rampage. Well, I'll be glad to deal with them. I don't doubt it. But in Sassa, you'll have to go first to Sir Sebastian. He's the custodian at the Sassa Monastery, and in charge of security in that region. He'll tell you where to find them, and I'm sure he'll be glad of a helping hand. Very well, Captain. Okay. I'll head there then. Sì, però io ti dovevo dare anche le orecchie. Ho delle orecchie che mi avanzano. They deserved it, the bastards. Oh, ok. Ciao. Allora, torniamo al villaggio, vediamo. Enim, buonasera, ben arrivato. Buonasera, Malvanino. Come la va, Enim? Tutto bene? Allora, andiamo a vedere. Ah, no, è sera, vero? È sera, allora dormiamo qua. Il giorno dopo andiamo a vedere se possiamo concludere la quest. Quella del villaggio avvelenato. Avremmo anche... No. Qui no, non c'è il... no. Non c'è la cesta. Quindi facciamo fino alle 6, sì, tanto poi il tempo di spostarci da un villaggio all'altro si farà sicuramente mezzogiorno. Non lo so, a questo punto mi cucino il capriolo. Cioè, tanto non lo vuole nessuno questo capriolo. A me il capriolo non dispiace, me lo mangio io. Cioè. Il flauto di Harry è sempre pronto, Enim. È sempre pronta a suonare qualche melodia per qualche giovine e anche non giovine fanciulla. Siamo prontissimi. Abbiamo suonato proprio ieri con le signorine dei bagni. Però apparentemente non c'è nessuna nuova conquista per il nostro piccolo Harry. Attendi l'evolversi degli eventi, andiamo.
Andiamo a vedere. Quanto dobbiamo aspettare per l'evolversi degli eventi, scusate. Che cos'è questa? Ah no, è la... Proviamo. Vincent. Vincent. Come no, Vincent no, non mi parla più. Cioè, posso solo borseggiarlo, Vincent. Però no, non ci sono più. Non vedo più simboli sulle case. Medicar! Sono guariti tutti. Stanno in giro. How's it looking, Melikar? I'm glad to see you, Henry. I'd like to thank you again. Everyone is cured. It's nothing short of a quindi ci abbiamo preso con la cura. You've suffered enough. We've all suffered enough. God's truth. You know, the folk here are truly grateful. They'd have you and Nicodemus canonized if they could. They brought me gifts for the two of you. I wasn't keen on the idea at first. We're not left with much since the livestock died. Ah, cioè ti volevi rubare la roba nostra? Oh, grazie infinite. That's kind of them. Give them my thanks. Sure. They'll be glad you stopped by. Cioè, sono miei questi Groschen, me li son guadagnati. Selvaggio? Ah, non può essere combinato con cittadino. Favella divina. E niente, ragazzi, qua che ci prendiamo? Insonne? Ci dobbiamo comunque prendere qualcosa. Prendiamo insonne? Perché gli altri danno un bonus da una parte, ma un malus dall'altra. Quindi prendiamo insonne. Vitalità, dialogo, abilità. Acqua della vita, errore perdonabile, no. Furtività, due punti. Decisione furtiva. Ci serve un pugnale, quindi. Ah! Prendiamo anche camaleonte occultato. Cavallerizzo, c'è qualcosa? No. Caccia, sono sempre questi due. Ma questi non li posso proprio apprendere? Livello minimo 5, ecco perché. Io sto a 4. Ok. Oh. Spuntato il cavallo dal nulla. Allora. Niente, e proviamo a ritornare da Serrazic, ragazzi. Cioè, sta qua vicino e... Noi non l'abbiamo trovato la prima volta. Io non vorrei che fosse una delle quest principali buggate, questa. Speriamo di no. Perché volevo andare un po' avanti con la quest principale questa sera. Speriamo di trovarlo questa volta. Ma qua c'è un... C'è una casa diroccata con delle mucche. Mucche. Ok.
No, ragazzi, non c'è. È lui. No, sono sassi. Ok, questo potrebbe essere un po' un problema. Fatemi vedere un attimo se trovo qualcosa. E no, Cesare, lo sai che cerco sempre di evitare gli spoiler. Però Ok. Fuori dalle stalle di Marrowhead. Dicono che è un bug se non si trova qua. Mi sa che abbiamo trovato il primo bug della storia, ragazzi. Ok, vediamo se riusciamo a farlo così. Sembra di sì. Allora, sembra che se adesso noi andiamo a trovare Serrazic e ci parliamo. Se poi torniamo all'accampamento dovrebbe far partire una scena. Quindi dicevano alle stalle di Marrowhead o a Rattai. Stalle. Stanno alla mia sinistra? E qua? No, dall'altra parte. Ok. Però io qua non ce l'ho mai visto lui. Io qua lui non l'ho mai visto. Perché dovrebbe star qua? Cioè no, non ha senso. L'ultima volta che l'ho visto non erano queste stalle. Ma erano quelle dove c'era stato. Vi ricordate l'assalto che avevano ucciso i cavalli, avevano bruciato tutto? Ed erano quelle di New Off. L'ultima volta che l'ho visto e ci ho parlato. Ah, cavolo, mi dispiace ragazzi se ci dobbiamo fermare così. Cavaliere. Good,
with you a moment. Oh mio Dio, è quello della madre che lo manda a sfidare in giro i cavalieri. Dai, 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 che spacchiamo tutto! To a duel, sir? What? You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's no, 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 ti sfido. Ti sfido e ti uccido. I'm damned if you know what you're after. But since you're so keen on challenging me, let's do it. Wonderful. Avanti. To hell with you. I think I need to train a bit more. I think I need to train a bit more. Okay. Lo lasciamo in vita, ragazzi. Oh, calzabraga rosso bianca 689. C'è qualcos'altro? Corazza 496, camaglio. Spada da mercante. No, il resto te lo puoi tenere. No, Enim, è fantastico questo gioco. È bellissimo. È veramente, veramente uno spettacolo. Un altro viandante? Chi è? L'enigmista! Siete pronti, ragazzi? C'è l'enigmista. Hey, my man. Siete pronti? Mi raccomando, ho bisogno di voi. Come to think, yes, we have. So, you know how it goes. The bet is 5 groschen. I'll give you a riddle, and if you guess right, you get double. If not, the groschen are mine. Dai, dai, ce la possiamo fare. That sounds good. Let's do it. So, listen well. A certain powerful nobleman committed a grave sin, and the bishop set him a harsh penance. To pray in the chapel, on his knees, every day of the week, and for at least 2 hours each time. The nobleman okay. was very busy and wanted to spend as little time as possible praying, while keeping to the bishop's edict. How many hours in the week did the nobleman pray? 14. Can you repeat that? Certainly. 14, cioè non mi sembra. Committed a grave sin, and the bishop set him a harsh penance. To pray in the chapel, on his knees, every day of the week, and for at least 2 hours each time. The nobleman was very busy and wanted to spend as little time as possible praying, while keeping to the bishop's edict. How many hours in the week did the nobleman pray? Perché dici 12? Scusa, dice ogni giorno della settimana. La settimana ha 7 giorni. 2 ore al giorno. And the bishop set him a harsh penance. To pray in the chapel, on his knees, every day of the week. And for at least 2 hours each time. The nobleman was very busy and wanted to spend as little time as possible praying, while keeping to the bishop's edict. How many hours in the week did the nobleman pray? Secondo me sono 14, ragazzi. Perché no, non dovrebbero essere 14? No, anche secondo me Cesare c'è il tranello. 14. Dai, sono 14. The answer is 8 hours. See? The nobleman chose to pray for 2 hours at a time before and after midnight, between Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday and Saturday, and then another 2 hours sometime on Sunday. Oh, don't you fret.
Very few people can figure out my riddles. So, I thank you, and may we meet again sometime. Not if I see you first. No, non ci sarei mai arrivato. No, non ci sarei proprio mai arrivato. Proprio. Allora, vediamo se sta qua Razik. Oh, sei incastrato. Qua non c'è, ragazzi. Stava qua all'ingresso. Non ci resta che provare a Rattai. E qua, sì. Speriamo, patriota. Speriamo di trovarlo. Perché veramente mi dispiacerebbe fermarmi e dover aspettare il nuovo aggiornamento. Cioè, dovrebbe uscire a giorni, ragazzi. Però cioè, volevo andare avanti con la quest principale questa sera. Da dove? No, era qua. Ma non succede a tutti apparentemente, Cesare. Apparentemente no, non succede a tutti. Qua no, non c'è nessuno. È stato rapito dagli alieni. Damn! Cavolo. What the hell? Vediamo un po'. Welcome, Henry. Forse là sopra? Are you serious? Permesso. No. Fatemi vedere se dicono bene dove trova. Se no qua mi sa che lo cerchiamo per un bel po' di tempo. Vediamo un po'. Dentro il pozzo. Se no dice che sta tra Marrowhead e la taverna. Proviamo.
Allora, dicono se non lo vedete che va in giro qua al castello. Perché qui stiamo al castello. Eh sì. Ma il primo bug che incontriamo, Enim, e il gioco è talmente tanto bello che glielo perdono. Allora, proviamo ad andare alla taverna, tra la taverna e Merohead. Tra la taverna e Merohead. Quindi, taverna e Merohead. Ok, quindi noi ce ne andiamo alla taverna. Anzi, forse ce la potremmo fare direttamente da New Off. Ah, non possiamo interrompere il viaggio? Cavolo. Ok. Mettiamo il segnalino a Merojed. Ah, qua se Razik non c'è, vero? Vediamo. Proviamo a vedere se lo troviamo, ragazzi. È vero che ci possiamo fermare a fare altre quest secondarie, però. Volevo andare un pochino avanti. Sopra? No, non ne ho la più pallida idea, Cesare. Sto cercando tutti i posti dove suggeriscono di cercarlo. Cioè, da qualche parte dovrà stare. Corpo sulla strada, ma lo ignoriamo. No, attenti a Yent. Nulla, nulla. Io ragazzi, no, non lo vedo. La strada è quella giusta o ho sbagliato strada? Ho sbagliato strada. Avrei dovuto girare prima. Avrei dovuto girare prima. Dovevo girare qua. No, cavolo, completamente sbagliato strada. Sarei dovuto passare sotto. No, chi lo usa più? Cellulare, Seba. Vai di telefonino.
Ah, ma è un pezzo di antigaglia. Qua mi sa. Devo girare qua sotto. Giusto, no? Sì. Dannazione, Serrazic. Dove sei finito? Qua non c'è proprio nessuno, c'è il deserto. No, non era più disponibile quel modello, Seba. No, non c'era più quel modello di cavallo. Niente ragazzi, io non vedo nessuno. Dove dovrei andare? Destra o sinistra? Destra. Dove cavolo è finito Serrazic? Cioè... ci siamo praticamente fatti tutta la strada. Però io qua non vedo proprio nessuno. Alle stalle non c'è di New Off. O si è bloccato per la strada verso l'accampamento in qualche modo. Qua non c'è nessuno. Uno impiccato, però niente al di fuori della norma. E qua siamo praticamente arrivati. Non c'è nessuno. No, ma dicono che si trova proprio in strada. Però io non lo vedo. E qui c'è l'accampamento. Qui c'è il sentiero dell'accampamento. Vogliamo provare a percorrere il sentiero dell'accampamento? Vediamo se lo troviamo strada facendo.
Raga, senza meta come i matti. Qua non c'è nessuno. Qua dove siamo arrivati? Lui avrebbe dovuto girare qua. Che poi però è la strada dove siamo passati noi, no? No. Noi non siamo passati. Noi siamo passati qua sotto. Quindi forse possiamo controllare anche questa di strada. Vediamo un attimo. Guardate voi se mi devo mettere a cercare Serrazic. Però non lo vedo. Mi sa che qua siamo arrivati all'incrocio. Niente, allora facciamo così. Torniamo all'accampamento. Dormiamo all'accampamento. Vediamo se succede qualcosa. Tante volte. Secondo me sta da Teresa. È possibile, Cesare? È possibile. Teresa la conoscono tutti. È possibilissimo. Teresa è famosa. Ok. Ecco la strada. Perché lui stava a New Off. Però poi, quando ci abbiamo parlato e quando siamo stati a libera... sapete, potrei andare a ricontrollare, ora che ci penso, il villaggio, quello che abbiamo liberato. Quella Dante, bentornato! Potremmo andare a controllare quel villaggio, ragazzi. Torno subito. I feel quite hungry. Rieccomi. Allora, c'era questo villaggio qua. Forse lo troviamo là. Vediamo. Ma che Dante.
stiamo un po' bloccati con la quest. Non riusciamo a trovare un PNG e apparentemente se non lo troviamo non possiamo andare avanti con la quest principale. Viandante. Siamo affamati? Cibo? Abbiamo altra roba sul cavallo, no? Ok. Abbiamo veramente tanta roba. La secca. I secchi. Ok, perfetto. Ti mancano le scarpe? What happened to you? Those human devils killed my husband. Me and the children had to flee for our lives. To live in the woods, like wild beasts. And I'm left with nothing but to beg here at the roadside. God have mercy on me. A few groschen, sir. So I can go and buy some milk. Ah, cavolo. Cioè, vuoi soldi? Food? Let me see. No, ragazzi, ma poverina. What about this? May God reward you for your kindness. Ma poverina. Ok. Se non sta neanche qua, no, non so proprio che inventarmi. Cioè, non so neanche se c'è qualcuno qua. Tolto delle gigantesche pozze di sangue, spade. Secondo me qua, ragazzi, non c'è assolutamente nulla. Cioè, no, no, non c'è niente, nulla di nulla. Allora, facciamo così, fatemi vedere. Ah. Vediamo un po'. Ok. Mi sa che ho trovato perché si è buggata. Ok.
Cavolo. Mi sa che è colpa della quest del villaggio avvelenato, ragazzi. Dannazione. Come si chiama la quest? Ok. E purtroppo. Vediamo un po'. Io sì, sempre. No. Cavolo. Proviamo a vedere una cosa, ragazzi. Queste sono tutte di questa sera? Perché cavolo, perdiamo veramente un bel po'. Mi sa che perdiamo veramente un bel po'. Ok. Praticamente, apparentemente, se fai prima la quest della pestilenza, Cesare, si bugga questa quest con Sir Razzik. Apparentemente. Il problema è che adesso non so. Non so a che punto siamo arrivati. Cioè non mi ricordo a che punto stavamo qua. Un pochino sì, patriota, infatti mi dispiace. Perché avevamo fatto tanto, avevamo alzato un bel po' di abilità, avevamo venduto tanti oggetti. Però vediamo un attimo. O sta al piano di sopra. Aspettiamo fino alle 9. E quello dell'assalto al villaggio, non mi ricordo, Cesare. Ho preso il salvataggio dove c'era scritto il nome della quest. Però mi sa che tipo non abbia neanche fatto tutta la quest, quella del villaggio avvelenato e via dicendo. Quindi vediamo un attimo. No, mi sa che è al piano di sopra. Ah, non c'è il piano di sopra. Ma dove?
Salone principale, ma no, non c'è nulla. Cioè c'è Bernard, ma no, non c'è. Welcome, Henry. No, c'è qualcosa che non va. Henry, just the man I want to see. What's the problem? The Archbishop's vicar has. I'm sorry. Cioè, qui ci dà un'altra quest. Scusate, ragazzi, la salto un attimo, vedo se. Sorry. C'è qualcosa che non va. Perché io ho preso questa. Qua c'è pestilenza. Vediamo un attimo. E se no, ragazzi, ci tocca aspettare l'aggiornamento. Cioè, dovrebbe uscire a giorni, è un vero peccato, però. No, non so che altro inventarmi. Qui perché c'è il prigioniero. E qua stiamo all'accampamento ad aspettare Terrazic. Sì, anche perché Cesare non mi va di perdere tutte queste cose che abbiamo fatto. È un vero peccato. Un vero vero peccato. Mannaggia. Ma quanto mi dispiace. Va bene, ragazzi, non lo so, facciamoci. Mi prendo 3 minuti di pausa e poi facciamo un paio d'orette su qualcos'altro. A tra pochissimo.